Ciao a tutti, mi chiamo Vittoria. Voglio raccontarvi la storia di una semplice ragazza di campagna che si è trasferita in una grande città e si è ritrovata in una situazione difficile. Proprio così. La storia è su di me. Volete sapere cosa mi è successo? Allora iscrivetevi al canale. So esattamente come sorprendervi. Sono cresciuta in un piccolo villaggio sul confine del paese. Ho frequentato una scuola qualunque e dopo il diploma ho deciso di trasferirmi in città e di iscrivermi all'università. Quando sono arrivata in città sono rimasta sorpresa da quanto tutto intorno a me fosse bellissimo ed enorme. Mi sono trovata subito a mio agio e ho deciso che non sarei mai più tornata nel mio paesino. Volevo iscrivermi a un'ottima università, vivere in un appartamento di lusso e la sera frequentare dei posti alla moda insieme ai miei amici. Ma le cose non sono andate secondo i piani. Non ho superato gli esami e non sono stata ammessa all'università. Per me è stato uno shock e non sapevo cosa fare. Ad ogni modo mi sono ripresa e ho deciso che era troppo presto per arrendermi. Avrei potuto studiare di più e ritentare il test l'anno successivo. Ecco perché ho affittato un piccolo appartamento e ho trovato un lavoro come cameriera in un piccolo ristorante. Tutti i giorni erano uguali. Durante la giornata servivo ai tavoli e la sera studiavo. Volevo farmi anche dei nuovi amici, ma soprattutto volevo trovarmi un ragazzo, un tipo di successo indipendente, così che avrebbe potuto aiutarmi nel caso avessi avuto bisogno di lui. Un giorno il mio sogno si è avverato. Un ragazzo poco più grande di me è entrato nel ristorante in cui stavo lavorando. Gli ho servito le portate che avevo ordinato e abbiamo iniziato a chiacchierare. Si chiamava Vincent e mi è piaciuto subito. Mi ha lasciato il suo numero e mi ha detto di chiamarlo quando avrei finito il mio turno, quindi ho pensato che fosse interessato a me. Ovviamente l'ho contattato e il giorno seguente ci siamo visti. Il nostro è stato un vero appuntamento. Abbiamo parlato molto e mi ha raccontato della sua vita. La sua famiglia era benestante, i suoi genitori erano degli alti funzionari del municipio. Vincent era già un top manager in una grande azienda. Era così figo. Sono rimasta persino sorpresa del fatto che un ragazzo di successo avesse notato una ragazza di campagna come me. Vincent aveva una bella macchina e abbiamo trascorso la serata girando per la città. Non sono riuscita a trattenermi e quando ci siamo salutati l'ho baciato. Da quell'uscita abbiamo iniziato a frequentarci e a trascorrere molto tempo insieme. Poi un giorno mi ha invitata a una festa. Ovviamente io ho accettato. Al party c'erano molti ragazzi come Vincent e io mi sono sentita una vera ragazza di città. Abbiamo ballato e bevuto e quando la festa è finita Vincent mi ha proposto di fare un giro in macchina. Quindi abbiamo iniziato a sfrecciare con la sua macchina in giro per la città. Avevamo la musica a tutto volume e stavamo cantando. Abbiamo superato qualche isolato quando Vincent, durante una curva, ha improvvisamente perso il controllo della macchina e siamo usciti fuori strada. Vincent, attento! Ho urlato. Ma era troppo tardi. Aveva perso il controllo e l'auto si è schiantata contro una fermata dell'autobus. Inizialmente ero spaventata, ma poi ho capito che non ero ferita. Anche Vincent stava bene, però è andato nel panico. La polizia sta arrivando, sono spacciato, ha detto. Mi sono offerta di aiutarlo, anche se non sapevo cosa fare. Ma poi Vincent mi ha guardato attentamente e mi ha detto che dipendeva tutto da me. Se la polizia lo avrebbe arrestato, avrebbe perso il suo bel lavoro e sarebbe finito nei guai con i suoi genitori. Ma se avessi detto che alla guida c'ero io, lui non avrebbe avuto conseguenze. Ma finirò in prigione, ho obiettato. Solo per un paio di mesi e ti ripagherò molto bene, ha risposto Vincent. Quando mi ha detto quanto mi avrebbe pagata per quel favore, ho capito che al ristorante non avrei mai visto quella cifra, neanche dopo un anno di lavoro. Avevo davvero bisogno di soldi e tutto quello che dovevo fare era andare in prigione al posto di Vincent. Non avevo tempo per riflettere. Potevo già sentire il rumore delle sirene in lontananza. Quindi ho accettato e mi sono seduta al posto del conducente. Beh, potete immaginare quello che è successo dopo. I poliziotti mi hanno portata alla stazione di polizia. Prima che mi portassero via, Vincent mi ha detto che mi avrebbe chiamata. Ho trascorso un paio di giorni alla stazione di polizia. Poi c'è stato il processo, in cui mi sono dichiarata colpevole per aver guidato senza patente e per aver danneggiato una proprietà pubblica. Ecco come sono finita dietro le sbarre, ma non ero poi così sconvolta. Avrei guadagnato un bel po' di soldi e dopo tutto avevo trovato un ragazzo figo. Non ero molto d'accordo su come mi aveva trattata dopo l'incidente, ma ho deciso di non darci troppo peso. Stavo scontando la mia pena in prigione, leggevo e navigavo su internet perché mi avevano permesso di tenere il telefono. Inoltre, durante una passeggiata ho incontrato Philip. Anche lui stava scontando la sua pena. Faceva il pilota nelle corse clandestine ed era stato arrestato per eccesso di velocità. Durante le passeggiate parlavamo tutti i giorni e dopo poco siamo diventati ottimi amici. In poche parole, tutto stava andando per il meglio. L'unica cosa che mi infastidiva era che non avevo più ricevuto il denaro che Vincent mi aveva promesso.
Ho provato a contattarlo diverse volte, ma non ha mai risposto alle mie chiamate. Che cosa gli era successo? Ho iniziato a preoccuparmi per lui. Era nei guai. Un giorno ho persino detto a Philip delle mie preoccupazioni. Mi ha calmata e ha detto che non appena sarei uscita da lì avrei scoperto che cosa era successo, soprattutto perché non dovevo aspettare molto. Ho finito di scontare la mia pena in poco tempo e un giorno sono stata rilasciata. Anche Philip è stato rilasciato. Mi ha dato il suo numero di telefono e mi ha detto di chiamarlo se avessi avuto bisogno di lui. Era così gentile. L'ho ringraziato e sono corsa a casa. Ad ogni modo, appena sono arrivata all'appartamento che avevo affittato, ho visto accanto alla porta una borsa che conteneva tutte le mie cose. Che strano. Ho provato ad aprire la porta, ma la chiave non entrava nella toppa. Quindi ho chiamato il proprietario dell'appartamento e gli ho chiesto che cosa fosse successo. Mi ha risposto che siccome non avevo pagato l'affitto in tempo, non mi avrebbe lasciato entrare finché non gli avrei restituito tutti i soldi che gli dovevo. Non me l'aspettavo. Dovevo risolvere in fretta quel problema, quindi sono andata al ristorante in cui lavoravo. Volevo prendere dei soldi in prestito. Tuttavia, quando sono arrivata, mi hanno detto che ero stata licenziata. Quando il responsabile del ristorante aveva scoperto che ero in prigione e ha deciso di liberarsi di me. Non capivo come potesse essere successo. In un attimo avevo perso tutto ciò che avevo. Ho camminato per strada senza sapere che cosa avrei fatto. Non avevo un posto dove stare, né un lavoro, né dei soldi. L'unica persona che poteva aiutarmi era Vincent. Speravo che mi desse i soldi che mi aveva promesso, ma dove avrei dovuto cercarlo? Ho alzato lo sguardo e all'improvviso ho visto Vincent. Era proprio davanti a me. Ma che cosa stava facendo? Era in piedi davanti alla sua macchina e chiacchierava con una ragazza. Sembrava stare bene. Non capivo più niente. La ragazza lo ha baciato e se n'è andata. Io mi sono precipitata da lui. Ad ogni modo, quando mi ha vista, il suo sorriso si è spento all'istante. «Oh, sei tu!» ha detto Vincent. Gli ho spiegato la mia situazione e gli ho chiesto di mantenere la sua promessa. Ma Vincent ha sorriso e ha detto che non aveva quei soldi e che tra noi era finita. Aveva una nuova ragazza e non voleva più vedermi. Dopodiché è salito in macchina e se n'è andato senza neanche salutarmi. In lacrime l'ho guardato mentre se ne andava. Solo in quel momento ho capito che si era approfittato di me e che mi aveva abbandonata al mio destino. È scesa la notte. Mi sono seduta su una panchina e ho iniziato a piangere. Non mi era rimasto niente. E nessuno in tutta la città mi avrebbe aiutata. In quel momento mi sono ricordata di Philip. Non pensavo che si sarebbe disturbato per me, ma l'ho chiamato comunque. «Philip, sono in un grosso guaio. Ho bisogno di aiuto», ho detto. Mi ha subito dato il suo indirizzo e mi ha detto di andare da lui. Ero felicissima. C'era ancora qualcuno a cui importava di me. Quando sono arrivata da Philip mi ha subito offerto qualcosa da mangiare e io sono scoppiata a piangere. Gli ho raccontato quanto mi aveva trattata male Vincent e di come ero rimasta senza niente. Philip ha sorriso e mi ha proposto di restare da lui finché non avrei trovato un lavoro e avrei risolto i miei problemi. Era così gentile con me. L'ho abbracciato e gli ho detto che gli ero davvero grata. Mi ha fatto dormire sul divano del suo salotto. Mentre mi stavo addormentando, ho deciso che non avrei mai perdonato quel disgustoso Vincent e che mi sarei vendicata. Il giorno seguente sono andata all'azienda dove lavorava il mio ex. Volevo dire ai suoi superiori come si era comportato con me. Comunque, quando sono entrata in quel bellissimo edificio e ho spiegato perché mi trovavo lì, mi hanno detto che nessuno dei loro impiegati si chiamava Vincent. Doveva esserci un errore. L'ho descritto, ma loro mi hanno risposto che lì non lavorava nessuno che gli assomigliasse. Quindi mi aveva mentito. Vincent non lavorava da nessuna parte, si faceva mantenere dai suoi ricchi genitori. Per questo motivo sarebbe finito in guai seri se avessero scoperto quello che aveva fatto. Ho trovato l'indirizzo dei genitori di Vincent e sono andata a casa loro. Era una bella villa e ovviamente non mi hanno fatto entrare. Ma me lo aspettavo, quindi ho spiegato al citofono chi ero e perché ero venuta. La porta si è aperta e ho visto il padre di Vincent. Mi ha raggiunta e gli ho spiegato che disgraziato era suo figlio e quanto mi aveva trattata male. Ad ogni modo, quel signore mi ha subito fermata e mi ha detto che mi sbagliavo. Non aveva un figlio di nome Vincent. Lui e sua moglie non avevano dei figli. Era uno scherzo. Il mio ragazzo mi aveva mentito anche su quello. Ma allora chi era? La sera sono tornata a casa di Philip e gli ho raccontato quello che avevo scoperto. Ha sorriso e mi ha spiegato che mentre ero fuori aveva fatto una ricerca su internet e che aveva trovato molte notizie interessanti sul delinquente che mi aveva mandato in prigione. Si chiamava veramente Vincent, ma era una nullità. Proprio come me, 3 anni prima si era trasferito in città da un paesino di campagna. Lavorava come lavavetri e la macchina che guidava era in affitto. «Ti ha mentito solo per impressionarti», ha aggiunto Philip sorridente. In quel momento ho capito che Vincent era solo un povero perdente che ingannava le persone. Ad ogni modo non potevo perdonarlo e volevo la mia vendetta.
Philip mi ha detto che Vincent non se lo meritava. Dimenticati di lui e ricomincia da capo, mi ha consigliato. Ovviamente aveva ragione, ma io sono ancora furiosa. Ho trascorso 2 mesi dietro le sbarre per niente. Voglio vendicarmi di Vincent, anche se so che non servirà a nulla. Secondo voi cosa dovrei fare? Lasciatemi un commento qui sotto prima che faccia qualcosa di stupido.